che si ostina a non capire che il confronto con il sindacato è elemento qualificante della nostra democrazia. Anche il settore farmaceutico ha conosciuto tratti di questa crisi economica e la sua brutalità in alcuni comportamenti aziendali. Quello che vogliamo rivendicare è il ruolo e le funzioni che il sindacato ha svolto nelle riorganizzazioni aziendali, facendosi carico dei problemi, individuando però le soluzioni nei contratti nazionali e nella contrattazione integrativa. Nella farmaceutica siamo preoccupati dell'effetto dei tagli imposti a livello centrale e dalla necessità di intervenire qualificando la spesa pubblica, considerando la ricerca e lo sviluppo come leva fondamentale su cui costruire la ripresa produttiva ed economica, puntando su questo settore tra i più strategici per il nostro Paese. Per questo siamo convinti che dalla ricerca alla produzione, alla informazione scientifica del farmaco, vada rafforzato e reso competitivo tutto il settore. L'informazione scientifica rappresenta, nello scenario della crisi, elemento di garanzia per la qualità dei prodotti e per la tutela della salute dei cittadini. Per questo la nostra categoria può battersi per chiedere al governo attenzione ai processi in atto in un paese che non solo sta subendo la crisi, ma assiste a un vero processo di deindustrializzazione a favore dei paesi low cost. Abbiamo la necessità di qualificare il lavoro attraverso gli investimenti, che se favoriti potranno garantire sviluppo, occupazione e crescita. Gli investimenti, caro governo, non possono essere barattati con la soppressione dei diritti e delle tutele. Noi vogliamo che i diritti siano il patrimonio dei lavoratori e del lavoro, non considerati un ostacolo allo sviluppo del Paese. Quindi, no a mano libera alle imprese, no a indebolimento dell'articolo 18. La centralità deve essere il lavoro e i lavoratori. La legge di stabilità è quindi la grande occasione per cambiare davvero, ma va cambiata, basta spot, basta slogan. Chiediamo al governo serietà nel confronto, che sia vero e democratico e con rispetto verso la parte più debole del Paese. Per questo lavoreremo tutti per la migliore riuscita dello sciopero generale, affinché venga considerato un grande momento di riflessione per un rilancio di una vera politica economica espansiva, utile al destino dei nostri figli e a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo la loro condizione. Grazie. Buongiorno, sono RSU di Cooperativa Ceramica di Imola. Come sapete, il nostro settore, le piastrelle, sono in crisi, in una crisi precedente alla crisi economica finanziaria che sta colpendo in questo momento il nostro Paese. Noi siamo partiti nel 2009 con il contratto di solidarietà difensivo per 4 anni, poi cassa straordinaria, ordinaria e in deroga. Siamo alla fine, ci spettano ancora 3 mesi. Questo governo non ci sta dicendo cosa ci aspetta il futuro. Per rimanere sul mercato, la nostra azienda ha investito 120 milioni di euro in 4 anni per nuova tecnologia, che ha di conseguenza ridotto gli organici necessari per fare la produzione, che nel frattempo, per colpa della crisi, è passata da 30 milioni di metri a 20. Ci ha spiegato che gli investimenti sono necessari, ma di fatto ci fanno perdere occupazione perché aumentano i metri prodotti al minuto. La nuova tecnologia permette il doppio della velocità con la metà del personale. Nel 2008 eravamo oltre 2.000 lavoratori occupati. Con gli incentivi all'esodo che nel frattempo siamo riusciti a mettere in campo, abbiamo già perso 600 lavoratori. L'azienda dichiara ancora 350 esuberi, che sono famiglie. Nel frattempo
ci cambia l'età pensionabile e il periodo della mobilità e creiamo gli esodati. Nelle fabbriche, nella mia fabbrica, il 50% degli occupati sono donne. Quello che secondo me è il valore aggiunto dell'economia del nostro territorio. Le donne lavorano, guadagnano e pagano le tasse, creano di conseguenza altro lavoro e altra dignità. Abbiamo proposto all'azienda una sperimentazione di riduzione dell'orario di lavoro, lavorare meno, lavorare tutti, uscendo da quello che sono gli ammortizzatori sociali. I lavoratori si farebbero carico della carenza, della mancanza di un pezzo di stipendio, ma senza un minimo di sostegno, anche solo figurativo alla pensione, non la possiamo mettere in atto, è impossibile. In questo paese si continua a detassare lo straordinario e non si rifinanzia il contratto di solidarietà. Secondo me chi fa straordinario deve assumere, è ora che assuma. Noi chiediamo che si abbassino le tasse sul lavoro, incentiviamo la sicurezza, non gli appalti al ribasso, che sono solo sfruttamento e mancanza di sicurezza. In questo paese ci sono differenze tra lavoratori di serie A e di serie B, ma non togliere i diritti a chi li ha, allargali a tutti. Nella sicurezza della busta paga c'è la ripresa dell'economia. Se i famosi 80 euro li avessimo accantonati e messi tutti a disposizione del lavoro, forse qualcosa si sarebbe mosso. Se cala il prezzo dell'energia, il lavoro costa meno, siamo la patria dell'industria del bello, ma i costi di produzione sono troppo alti e il mondo compra il carino e le nostre produzioni calano e gli esuberi aumentano. Sono dipendenti di una cooperativa, un'altra eccellenza del nostro territorio, studiata in tutto il mondo e tema di esame nell'università, ma purtroppo in veloce declino. L'idea della cooperazione per produrre lavoro ha ceduto al fascino del guadagno. I nostri 160 soci lavoratori hanno deciso di non condividere la mancanza di lavoro, si sono astenuti dalla cassa integrazione, aggravando notevolmente la posizione di noi dipendenti. Abbiamo lavoratori a tempo pieno che lavorano di fianco a persone al 50%. In questo scenario, signor Capo del Governo, cosa ci azzecca il Job Act o la legge di stabilità? Le politiche per il lavoro cosa c'entrano con la sicurezza del posto di lavoro? Se non mandi in pensione le madri e i padri, i giovani non vanno a lavorare. Se non abbassi i costi del fare azienda in questo paese, le produzioni sono troppo care, anche se fatte benissimo. Finché signor Renzi non ha i calli nelle mani, come ho io, non puoi prendermi in giro definendo il Job Act e la legge di stabilità la risposta dei problemi del lavoro. Noi, signor Presidente, ci alziamo alle 3 per produrre e con la crisi abbiamo iniziato a lavorare anche la domenica. Facciamo le formichine per far studiare i nostri figli e speriamo di non ammalarci, perché nella malattia adesso ci sta la povertà. E tu, signor Renzi, non lo ritieni sufficiente. Invece di investire nel buon lavoro, lo smantelli. Grazie. Ciao a tutti. Provo a iniziare questo mio breve intervento ricordando a Renzi dove eravamo noi come Michelin nel 2008. Quando in un solo colpo il gruppo aveva o voleva annunciare la chiusura di due stabilimenti che occupavano allora più di 1000 persone. Noi eravamo là a combattere affinché questo non avvenisse. Abbiamo dovuto subire un ridimensionamento, questo è vero, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che soprattutto in Alessandria lo stabilimento continuasse a produrre.
ridimensionato. Oggi, grazie agli sforzi di tutti i lavoratori e gli accordi che il sindacato ha fatto, lo stabilimento di Alessandria sta iniziando ad assumere giovani. Penso che sia unico caso oggi nella provincia. Care compagne e cari compagni, quello al quale stiamo assistendo oggi è un attacco, io definisco storico, al mondo del lavoro e ai diritti dei lavoratori. Un attacco che arriva, mio malgrado, da un governo che qualcuno riteneva potesse essere amico. Un attacco che, come dicevo, mira a smantellare, distruggere, azzerare quelli che sono i diritti dei lavoratori, tutto quello che lo Statuto dei lavoratori prevede. Ci dicono che siamo vecchi, ma io credo che i veri vecchi siano loro, perché se pensano che riportare la condizione del lavoratore a 50 anni fa possa portarci ad andare avanti, credo che stiano commettendo un errore grandissimo. Mi faccio una domanda: ma è veramente pensabile che togliere a chi ha possa creare le condizioni per uscire dalla crisi? Io credo che bisognerebbe estendere a chi non ha. Credo che quello che hanno voluto fare è creare un conflitto generazionale tra chi ha e chi purtroppo, e dico purtroppo, non ha. Mi viene ancora da dire una cosa: ma è veramente pensabile che puntandoci una telecamera sulla testa mentre lavoriamo questa possa portare ad aumentare la produttività o a farci uscire dalla crisi? Ma credo che sia assolutamente assurdo. Renzi e Confindustria, ma veramente vogliono farci credere che, abolendo l'articolo 18, gli investitori siano spinti nel venire in Italia? E poi, non era lo stesso Renzi che qualche anno fa diceva che l'articolo 18 non era il problema? Io credo che Renzi abbia mentito a milioni di italiani. Io credo che i motivi che spingono l'azienda a non venire a investire in Italia siano altri. Non vengono perché in Italia c'è una forte pressione fiscale. Non vengono perché in Italia c'è una corruzione, non vengono in Italia a causa degli eccessivi costi energetici, non vengono in Italia a causa delle infrastrutture che mancano, non si investe in Italia a causa della burocrazia. Fare azienda in Italia, fare impresa, può essere in termini di tempo 5 volte superiore rispetto a quello che può accadere negli altri posti d'Europa. Per uscire dalla crisi serve una politica seria che dia risposte serie. E io dico, peccato che abbiamo un governo che non è serio e che non è capace a dare risposte serie. Un governo che vuole fare il bene del paese è un governo che ascolta le parti sociali. Più volte abbiamo indicato a Renzi o ai governi la strada da percorrere. E anche qua mi pongo un'altra domanda: ma è veramente così scandaloso tassare i grandi patrimoni per poter così abbassare le tasse dei lavoratori? Lo faccio da delegato, da chi lavora in fabbrica. Per far girare l'economia serve dare più soldi ai lavoratori e ai pensionati, soltanto così si può. Come si può pensare di poter far partire l'economia se non si va ad incentivare l'edilizia pubblica e privata? Un governo serio, un governo capace, non concentrerebbe le proprie energie per sferrare un così feroce attacco ai diritti dei lavoratori. Un governo serio, un premier serio che vuole rispettare quanto proclamato in campagna elettorale, si concentrerebbe sul recupero dei 120 miliardi di evasione fiscale che ogni anno ci sono in Italia. Dov'è finita la tanto proclamata lotta all'evasione fiscale? Quest'anno, di quei 120 miliardi di evasione fiscale, soltanto 12 sono stati recuperati.
peccato che lo stesso dato che si è avuto l'anno scorso, quando non c'era Renzi. Dove sono finiti tutti i programmi di Renzi? Un governo serio, capace, farebbe qualcosa per combattere gli sperperi e la corruzione sempre più dilagante che colpisce il nostro paese. Un governo serio, un governo che investe in ricerca e sviluppo. Questo è un governo che non sempre racconta la verità. È un governo che ha scelto di mentire alle persone dicendo di voler estendere i diritti a tutti e i diritti e le tutele a tutti, dimenticandosi però di spiegare che ha stanziato meno di quanto spende oggi per la cassa integrazione in deroga. È un governo che non è intervenuto per ridurre le 46 tipologie di contrattistica che c'è in Italia. È un governo che permette all'azienda in crisi di poter dimensionare. Questo significa che il lavoratore paradossalmente potrebbe trovarsi nella condizione di poter guadagnare di meno, ma nel frattempo stare anche a casa in cassa integrazione. Di questo si tratta. È un governo che vuole sbandierare il contratto a tempo indeterminato e poi dà la possibilità ai padroni di poter liberamente licenziare. Credo che non possa esistere il tempo indeterminato se esiste libertà di licenziamento. È un governo che sta cercando in tutti i modi di attaccare il contratto collettivo nazionale. Questo ovviamente con effetti negativi per i lavoratori. Caro Renzi, capiamo e c'è ben chiaro che non sia stato il tuo governo a creare la crisi e che stiamo vivendo, e capiamo che la situazione non sia facile. Allo stesso tempo gli diciamo con forza che non staremo fermi a guardare. I provvedimenti scellerati che il tuo governo e te stesso state mettendo in atto. La strada che hai deciso di imboccare è una strada sulla quale non possiamo seguirti e che ci ha portato a darti le prime risposte. La prima ti è arrivata il 25 ottobre, quando centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, giovani, giovanissimi, pensionati, tutti raccolti intorno ad un unico colore, i colori della CGIL. L'altra risposta ti arriverà il 12 dicembre con lo sciopero generale. Io sono contento, mi spiace aver dovuto cambiare la data, ma sono contento che il 12 ci sarà anche la UIL, e mi dispiace profondamente invece che la CISL voglia continuare sulla sua strada. Caro Presidente del Consiglio, prima di salutare questa bellissima piazza, volevo invitarti a ricordare ai tuoi parlamentari, ai vari politici locali e a te vicini, che lo sciopero non è un allungamento di un ponte, lo sciopero è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, la stessa che ti permette di governare senza essere passato dal voto. Lo sciopero è un sacrificio per il lavoratore, quei lavoratori che spesso e volentieri si trovano a dover fare della cassa integrazione. Buono sciopero a tutti, viva la CGIL! Cari compagni e cari compagni, prima di parlarvi dell'avvertenza di Saiten, che sicuramente, come ha bene ricordato Emilio nella sua relazione, si inserisce in quella più ampia del mondo dell'ENI e non solo, purtroppo, anche io vorrei partire da quello che è stata la vergogna dell'altro giorno con il tentativo della cancellazione della sentenza ENI. Non è pensabile pensare di poter cancellare le responsabilità di chi ha creato quel disastro, quando ancora oggi ragazzi di 26 anni, che in quei tempi, alla loro età, non c'era neanche più quella lavorazione, ancora oggi si ammalano e sanno di avere un destino certo che le porterà a morire di via breve. Non è pensabile pensare di prescrivere un reato come questo quando ancora colpe e responsabilità stanno creando tutto questo dolore. Sicuramente il sindacato,
non parlo più della politica, capiremo dopo, perché ormai la politica la considero più che assente, ormai in contrapposizione al mondo del lavoro, a quello che diventa la società civile, saprà mettere in campo tutto quello che sarà necessario per riaprire quella sentenza e far sì che chi ha sbagliato, chi ha creato questo, possa pagare. Emilio ricordava Saipem come una delle eccellenze dentro Eni, ma non solo. Saipem oggi occupa solo in Italia più di 7.000 persone. A livello mondo sono oltre 30.000. Saipem oggi rappresenta, dentro tutto quella che è la tenuta industriale del gruppo Eni, una capacità di fare sintesi, di supporto al business unico dell'estrazione, della costruzione, di quello che diventa anche il recupero ambientale, di quello che diventa la costruzione di impianti, di quello che passava anche dall'alta velocità e da tutto quello che l'ingegneria civile e non solo esprimeva. Saipem oggi rappresenta una delle ultime realtà industriali che l'Italia conosce. Eni è anni che sta dismettendo, che sta delocalizzando. È stata una delle prime che portava attraverso le sue società estere profitti e bilanci fuori da questo paese. Eni oggi, a livello Italia, non ha quasi più nulla. Ha, tra virgolette, abbandonato, abdicato al ruolo di gestione della chimica. Pensiamo alla vertenza dell'Alcoa, pensiamo a tutto quello che in Sardegna hanno dovuto vivere anche per colpa di Eni, che non è più in grado di esercitare il ruolo come azienda italiana leader di far sì che quelle vertenze possano essere riassorbite e che i lavoratori potessero tornare a lavorare sulle loro fabbriche. Gruppi industriali oggi non abbiamo quasi più in Italia. Se togliamo appunto Eni, che è uscito, Marchionne con la Fiat, che ha spostato residenza e anche paese dove va a pagare le tasse, oggi l'Italia rischia di essere veramente la settima, l'ottava potenza industriale, ma senza più industrie. Saipem rappresenta ancora oggi un forte presidio industriale. Non ci possiamo permettere un processo di vendita o dismissione, ma soprattutto non possiamo permettere un'azienda che non sta dando nessuna informazione a quei lavoratori, al sindacato, a chi oggi era fuori da quell'azienda. E guardate, una sede direzionale come quella dell'Eni non è facile scioperare. Oggi erano diverse centinaia di lavoratori in presidio e in corteo per chiedere il rispetto alla loro dignità, per avere informazioni sul loro futuro. E oggi quello sciopero è finalmente riuscito. Oggi l'intervento di apertura di Emilio è veramente importante. Uno, perché dà il segno dell'attenzione che la CGIL dà a quell'avvertenza. Due, perché quei lavoratori hanno bisogno che questa attenzione, questa riuscita di uno sciopero, siano condotte e canalizzate, perché dopo di oggi c'è il giorno successivo. Oggi noi dobbiamo saperli condurre per mano e portare a far sì che questa avvertenza non si esaurisca con questo sciopero, ma che abbia tutti i percorsi, tutte le nostre energie per far sì che qualunque sia la strategia industriale, qualunque sia oggi il piano, venga portato a un tavolo, condiviso e salvaguardato, patrimonio e lavoratori. Solo così la CGIL e i lavoratori potranno dire di aver condotto e vinto una battaglia. Non è sufficiente la bella riuscita dello sciopero di oggi, cui purtroppo per essere qua non si è potuto partecipare, perché oggi Saipem ha scioperato su tutte le sue realtà, tutte le sedi, in contemporanea, coordinando tutte le forze per dare un segnale unico di unità. Quello che dicevo però è che oggi non è l'unica vertenza e purtroppo non è l'unica, diciamo così, motivo di sofferenza che si vive come mondo del lavoro. Prima la politica la definivo non più assente, come negli anni siamo stati abituati. Il sindacato, è vero, spesso ha supplito un ruolo che la politica non esercitava. Eravamo noi a dover fare pressioni, proposte, a portare avanti le necessità e i bisogni dei lavoratori, perché non c'era più un partito che parlava del mondo del lavoro. Non c'è più un partito che abbia i lavoratori come loro maggior azionista, come oggi si usa dire. Sono tutti spostati su altro. Sono tutti fuori, lontani dalle fabbriche. Il nostro primo ministro, quando va nelle fabbriche, si fa prima assicurare che i lavoratori siano in ferie, non siano presenti, poi entra nelle fabbriche. Preferisce luoghi tranquilli e sicuri, ma non si confronta con noi.
non si confronta con nessuno. Ha definito il sindacato come ormai un inutile orpello, una perdita di tempo, siamo lenti. Lui deve fare, deve decidere, deve agire. Non siamo d'accordo, fa nulla, lo dice lui. Volete scioperare, fate, io vado avanti, non siete un mio problema. Il problema è che è lui che rappresenta oggi, scusate la ripetizione, un problema per noi e non solo, perché le politiche che sta portando avanti sono quanto di più pericoloso si siano vissute, abbiamo dovuto subire in questi anni. Si sta spingendo oltre quelli che erano per noi i governi peggiori prima di questo. Le leggi Sacconi, le leggi Biagi, tutto quello che il centrodestra in questi anni ha provato a fare e non si è mai spinto oltre. Quando ci hanno provato nel 2002 i 3 milioni in piazza, hanno fatto cadere un governo e hanno rotto un equilibrio politico. Oggi la manifestazione ben riuscita del 25, quello che sarà lo sciopero del 12, rischiano di essere considerati come una passeggiata, come un allungamento di un ponte, come tra virgolette una scampagnata. Non è così, non è pensabile poter banalizzare quello che diventa il movimento lavoratore. Questo governo, questo primo ministro deve tornare a parlare con loro. Deve soprattutto tornare a parlare di quello che è necessario a questo paese per poterlo rilanciare. C'è bisogno di un piano energetico, c'è bisogno che finalmente si parli di quello che è il grande problema delle imprese. Qualcuno ce lo diceva prima, non si investe qua per carenze di infrastrutture, per costi energetici che quelli sì sono fuori controllo, sono oltre il 20% più caldi contro la Germania, della Francia. E il problema, guardate, non è il nucleare, è una politica integrata che in Italia manca. Quello è il vero ostacolo a poter investire, non l'articolo 18 o la legge sul lavoro italiano. Abbiamo bisogno che lo Stato torni a esercitare il suo ruolo attraverso un piano di investimenti pubblici che rilanci l'economia attraverso l'apertura di cantieri, di commessi, di attività, non le grandi opere, perché quelle purtroppo le abbiamo conosciute, le stiamo vedendo. Pensiamo alla Brevini, pensiamo agli studi sul ponte di Messina, non sono quelli che ci servono. Bisogna che lo Stato torni a investire in tecnologie, innovazione, ricerca, che sia lo Stato a ripartire l'occupazione. Solo così possiamo rinvertire la tendenza e rimettere in moto una macchina che oggi non può ripartire da sola. Il mercato da solo non ha strumenti per farcela. Penso che ormai tutti l'abbiano capito, tranne che ci governa. C'è bisogno, per fare questo, di valorizzare le eccellenze, perché se lo Stato riparte, fa ripartire i cantieri, ma quello che poi è necessario, lo affidiamo e lo appaltiamo ad aziende estere, che siano europee o extraeuropee, non cambia, vuol dire che però impoveriamo il Paese. E qua, banalmente, ritorno in campo cyber. Su tutto quello che sono gli studi di ingegneria o altri, in Italia abbiamo tutte le risorse, tutte le eccellenze per poter reinternalizzare i lavori e poter ripartire da qua. Quando i cervelli scappano, non scappano perché, tra virgolette, l'estero è semplicemente più attrattivo, scappano perché l'Italia non è un paese per laureati, scappano perché il mondo del lavoro passa ancora dalla bassa occupazione, dal basso costo. Non c'è lavoro, non c'è sviluppo perché oggi fa una carriera universitaria. Questo è il problema, bisogna ripartire di lì. Per dare lavoro e sviluppo ai giovani dobbiamo essere capaci di accompagnare scuola, università, ricerca e il mondo del lavoro. Senza questo all'estero ci si andrà, perché lì c'è un lavoro adeguato a quello che è un percorso di studi. Il 12 dicembre ci sarà lo sciopero. Finalmente torna a essere, non dico unitario, ma almeno un pezzo che abbiamo riportato a casa. Vittoria nostra, che dobbiamo essere timidi, tenere tutti calmi, vuol dire che la CGIL, come altri prima di me hanno detto, è stata l'unica ad oggi ad aver guardato più lontano del proprio naso. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo essere capaci di respingere gli attacchi di quelli che ci vedono ancora, come quelli che sanno solo dire no, come quelli che hanno la politica come loro primo obiettivo. Dobbiamo essere capaci di dire che il Job Act è una politica vecchia, insistere ancora sul togliere dignità, diritti ai lavoratori, dire che il problema passa dal costo, dire che il problema è che l'imprenditore non è libero di licenziare chi vuole quando vuole. È una politica che non porta da nessuna parte, non è quello che serve. Su questo noi dobbiamo costruire lo sciopero del 12 e sapere che poi dopo il 12
dobbiamo costruire molte altre iniziative, dobbiamo essere capaci di costruire un percorso di mobilitazione, di lotte molto più lunghe, perché come dicevo prima non è più uno sciopero, per quanto ben riuscito, che può fermare questo governo. Dobbiamo essere capaci di condurre una lotta su tutte le fabbriche, su tutti i luoghi di lavoro, sapendo che oggi la parcellizzazione rende molto più difficile compattare i lavoratori, ma da lì dobbiamo passare. L'unico problema su questo, e concludo, è il cambiamento di clima. Troppe volte, quando i lavoratori vanno in piazza, arrivano i manganelli come risposta. La politica assente, la politica ormai in contrapposizione, la gestione della piazza supplisce, e il problema è che la gestione della piazza passa oggi dalla repressione. Le ultime manifestazioni della FIOM, di altre realtà sociali, hanno avuto come unica risposta non quelle che chiedevano, ma la risposta della forza di chi in piazza doveva tutelare loro. Non è pensabile che questo clima oggi venga ancora portato avanti e tollerato. Noi il 12 saremo capaci di governare la piazza, di evitare che ci siano problemi. La mia incognita è che quando a Milano si lotta per la casa, si lotta come movimento sociale, si lotta come lavoratori, l'unica risposta che arrivi siano manganelli lacrimogeni, addirittura su studenti con cortei autorizzati. Questo non deve essere tollerato, non fa parte delle nostre piattaforme, è un campanello però di allarme, perché il clima sociale dentro cui noi lottiamo è questo. Quindi sicuramente, come prima l'intervento di me richiamava e concludeva, l'unico veramente slogan che oggi mi sento usare per concludere è vive la lavoratori, vive la CGIL, andiamo avanti così. Buongiorno a tutti. È con grande emozione, ma anche con immensa gratitudine nei confronti della CGIL. Scusate, proviamo a resistere ancora tre quarti d'ora. Su. È con grande emozione, ma anche con immensa gratitudine nei confronti della CGIL, che mi permette di condividere il mio pensiero davanti a tanta gente, che affronto questo palco e questa piazza storica. Non è stato facile trovare il coraggio per essere qui oggi, ma lo devo ai miei colleghi e a tutte quelle persone che rivendicano il diritto di avere un lavoro certo e per questo dare un senso alla parola futuro. Sono un lavoratore di Centro Energia Ferrara, centrale termoelettrica avente come socio di maggioranza la multinazionale tedesca E.ON. Insediata all'interno del petrolchimico ferrarese, la centrale ha fornito corrente elettrica alla rete nazionale con un contratto CIP 6 fino al 31 dicembre 2010. Fino al momento in cui la proprietà non ha approfittato di un vero e proprio regalo del governo dell'epoca, che con l'intento di rastrellare risorse per una manovra finanziaria ha agevolato l'uscita anticipata dal suddetto contratto, anticipando i finanziamenti statali che avrebbe dovuto erogare negli anni a seguire, permettendo così a E.ON di intascare subito i soldi senza nessun vincolo e chiudere le centrali che non erano in grado di competere sul mercato libero. Sarebbe stato così se qualche mese dopo l'accaduto non ci si fosse accorti che Centro Energia Ferrara era un impianto essenziale per la sicurezza elettrica della rete di Ferrara. Pertanto si corse ai ripari, dapprima per l'anno 2012, poi per il triennio 2013-2015, Terna, che gestisce le reti, ha inserito la società dove lavoro tra gli impianti che hanno diritto ad un contratto che prevede il reintegro dei costi proprio per lavoro essenzialità. Fino allo scorso mese di ottobre tutto filava liscio, anzi si vociferava di un'estensione del contratto sopracitato per il triennio a seguire. Se non che, a seguito di eventi che noi possiamo solo immaginare, e penso al cambio dei vertici della società Terna, il nostro impianto è risultato non più essenziale per la rete, mettendo anche in discussione l'accordo che ci avrebbe garantito la produzione anche per il 2015. Detto questo, alla data di oggi non so nemmeno se alla fine di quest'anno avrò ancora il mio posto di lavoro. Sembra un paradosso, ma è così. Insieme ai colleghi viviamo nell'attesa che venga diramata la delibera dell'Autorità per l'Energia, che dovrà decidere se Centro Energia Ferrara rientra ancora o meno tra gli impianti essenziali. Pertanto c'è ancora ragione di esistere. A questo va aggiunto che la multinazionale E.ON sta vendendo tutti i suoi asset in Italia, battendo in ritirata dopo aver disatteso i buoni propositi con cui si era presentata.
ed essersi preso a gioco di sindacati e di istituzioni. Questo atteggiamento è ancora più grave se la posta in gioco riguarda un assetto strategico come l'approvvigionamento energetico di una nazione. Sono più di 20 anni che l'Italia non ha un piano energetico nazionale e qualsiasi decisione in merito è frutto di una visione limitata che tende a colmare solamente le emergenze più immediate, disincentivando anche qualsiasi tipo di investimento a lungo termine. La crisi che attanaglia il Paese da diversi anni è arrivata a colpire anche quei comparti, come quello elettrico, che da sempre ha mostrato meno criticità, ma che ora, in seguito a politiche scellerate, ha creato un'emergenza occupazionale nel settore termoelettrico. Ed ancora una volta chi ne pagherà le conseguenze saranno i lavoratori e le loro famiglie. Come lavoratori ci sentiamo umiliati ed impotenti di fronte a certe decisioni che non hanno nessun senso logico. Siamo vittime del politicante di turno o del manager rampante che per giustificare il proprio operato sacrifica il futuro di intere famiglie e vanifica gli sforzi di chi alla propria azienda ha dato tutto. Erano sul posto di lavoro le persone che hanno perso la vita nel terremoto del 2012 ed eravamo noi lavoratori che nei giorni successivi abbiamo lasciato tutto per recarci nelle fabbriche e mandare avanti l'attività. Ed è proprio per questo che rivendico con forza il mio diritto al lavoro e non mi piegherò al volere di chi pensa che i lavoratori siano solo figuranti che possono essere licenziati ed umiliati in seguito ad un compenso economico. Quale diritto può avere una persona che vive con la minaccia di perdere il posto di lavoro? È per questo che vorrebbero arrogarsi il diritto di telesorvegliarci. Ma di che tutele crescenti parliamo se in qualsiasi momento corriamo il rischio di essere licenziati? Ci troviamo di fronte all'ennesimo imbroglio, come quando ci hanno fatto credere che la soluzione di tutti i mali fosse quella di creare lavoro flessibile. Ed invece ci troviamo con gli stessi problemi, ma più precari di prima. Vedete, quando ci si trova in mezzo ad una crisi aziendale ed il proprio posto di lavoro è a rischio, da prima si è cotti da paura, smarrimento, incredulità. Ci si chiede, ma perché doveva succedere proprio a me? Poi però scatta qualcosa in noi. Un senso di rivalsa, magari il solo spirito di sopravvivenza. E per quelli che come me, che in questo momento vivono questi sentimenti, credetemi, vedere tutte queste persone che la vivono alla stessa maniera e pronte a lottare per i tuoi stessi ideali, fa sentire meno soli e più fiduciosi per un futuro migliore. Buongiorno a tutti. Annosa vicenda petrolchimico Porto Marghera, non so, forse le notizie arrivano anche qui in Emilia Romagna, che a noi ci hanno praticamente ormai sotterrati, siamo morti, finiti. Vinyls, 5 anni di promesse, 5 anni di ammortizzatori sociali. Sapete cosa vuol dire 5 anni ammortizzatori sociali? È come essere un reparto di rianimazione dove ti tengono in vita ma sei allo stato vegetativo. Dove vogliamo andare con gli impianti chiusi? Unico produttore di PVC in Italia. Qualcuno ha deciso che il PVC in Italia non deve essere più prodotto. Bene. Questo qualcuno ha come logo un cane a 6 zampe, che conosciamo tutti molto bene. Accordi firmati al Ministero, 5 ministri allo sviluppo economico perché ci dicano che Porto Marghera è strategica, che la chimica di base in Italia non deve morire. L'hanno sotterrata la chimica di base in Italia. Non è il governo che governa Eni, ma è Eni che sta governando il governo. Da noi a Porto Marghera abbiamo quella bellissima situazione che si è creata, dove tanti soldi sono stati spesi e sono andati nelle tasche di qualcun altro. La vergognosa vicenda del MOSE, tanti di quei personaggi che hanno firmato le bonifiche per Porto Marghera, bonifiche dove con una mano firmavano l'accordo della bonifica, con l'altra mano prendevano le tangenti per quei terreni, dove hanno voluto chiudere le fabbriche in quei terreni.
e come Vinis Montefibre, terreni in Montefibre acquisiti dal porto di Venezia con la promessa di 900 posti di lavoro. 900 posti di lavoro dove venivano, dovevano essere ricollocati i lavoratori Montefibre. Uno, non ne hanno assunto uno in 5 anni, però i terreni se li sono presi per fare quello che a loro serviva. Accordi, pacchi di accordi firmati. Io ne ho viste montagne di accordi firmati e mai rispettati da nessuno, mai rispettati. E a questo proposito, a te Emilio e a te Susanna, l'altro giorno è stato firmato questo accordo con Eni. Non è che sia sto grandissimo accordo, non è uno dei migliori che è stato firmato. Si parla di chimica verde, di verde abbiamo solo i nostri portafogli, non si rendono conto, questi non si rendono conto che la chimica di base è fondamentale. È stato firmato un accordo dove Eni si impegna, ascoltate bene, si impegna sulla carta che da qui al 2017 ci sarà questo grande progetto di chimica verde dove tutti saremo salvi, sarà riconvertita Porto Marghera. Ma da qui al 2017 noi intanto cosa facciamo? Da qui al 2017 Eni come ha intenzione di dar da mangiare ai lavoratori e alle lavoratrici? Da qui al 2017 fanno tempo a firmare un altro accordo, l'ennesimo, dove magari dicono che forse la chimica verde magari non serve più. Ecco, io vi chiedo, è stato firmato questo accordo, lo chiedo ai miei due segretari qui presenti, la parola d'ordine deve essere vigilare, vigilate su queste cose. Eni sia un cane a 6 zampe come logo, ma noi dobbiamo essere i loro cani da guardia a far sì che questi accordi finalmente vengano rispettati e non rimangano carta straccia come sempre. Siamo stanchi, stanchi, esausti. Le lavoratrici, i lavoratori sono stanchi, esausti a pagare sempre il conto di questa cosa. Questi sono film che noi abbiamo già visto e strarivisto. Vorremmo riuscire per una volta, riuscire a cambiare il finale di questi film, non che sia il solito finale. Noi la voglia di lottare ce l'abbiamo e l'abbiamo dimostrato. Noi come Vinis, il 7 dicembre, quindi fra qualche giorno, abbiamo già la lettera di licenziamento in mano. Datata 7 dicembre, Porto Marghera, 250 persone a casa, licenziati. Porto Torres, Sardegna, altro centinaio di persone a casa, licenziati. Dopo 30 anni di servizio al petrolchimico, questo ringraziamento, cordiali saluti, c'è scritto alla fine della lettera. Ci permettono anche di salutarci, dirci cordiali saluti, la ringraziamo per il servizio svolto, cordiali saluti. Lei però è licenziata dal 7 dicembre. Noi c'eravamo il 25 ottobre alla grande manifestazione di Roma e saremo presenti anche allo sciopero del 12 dicembre perché crediamo fermamente che sia giusto, doveroso, indispensabile far sentire la nostra voce. Perché vogliamo, non vogliamo mica la luna, diceva la canzone. Noi vogliamo solo lavorare, fare il nostro lavoro, essere stipendiati per il nostro lavoro. Mi sembra che non stiamo chiedendo molto. E in un paese come il nostro, che si reputa un paese civile, lo Stato deve agire in fretta, prima che il numero dei disoccupati sia superiore al numero dei lavoratori, perché questo è il rischio ormai. Ormai il posto fisso è un miraggio, saremo precari e senza diritti a vita, perché ci stanno togliendo tutto. Un ultimo passaggio volevo farlo agli amici della CISL, hanno detto no. Hanno detto che questo sciopero generale loro non parteciperanno, non ci stanno, perché secondo loro è uno sciopero senza un obiettivo.
Ritengono inutile bloccare il paese. Beh, ritengono inutile, cosa aspettiamo? Quando è che blocchiamo il paese? Quando saremo tutti alla fame come già siamo? Quando aspettiamo a bloccare il paese? C'è ancora da aspettare, secondo voi, per bloccare il paese o dobbiamo far sentire la nostra voce? Cara CISL, cari amici della CISL, gli obiettivi noi ce li abbiamo ben chiari in testa. Obiettivi che riguardano il lavoro, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Altri, sappiamo bene, sono gli obiettivi del governo. Ecco, forse, voi siete un po' più vicini, attaccati a quegli obiettivi del governo e non al mondo del lavoro. Voi forse siete ancora attaccati a quegli obiettivi governativi, ma non alle vostre lavoratrici e lavoratori. Stamane Renzi ha detto, tanto ne spara una al giorno, una più, una meno. Stamattina ha detto il sindacato protesta, facciamo lo sciopero. No, vabbè, che il sindacato protesti pure. Io sto creando posti di lavoro. Viva Dio, ho detto, santi Dio. A me non sembra, ma comunque se questo, aspettiamo, vediamo. Noi protesteremo pure, certo. Vuoi toglierci anche questo strumento? Noi continueremo a protestare. Ricordandoci, e questo è uno slogan che adottavamo, non è nostro, ma l'adottavamo noi della Vinyls in 5 anni di proteste, dove le abbiamo tentate tutte per mantenere il nostro posto di lavoro. Ricordiamoci che chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso. Grazie Giovanna per l'ultimo intervento. Scusa, grazie Nicoletta. Adesso per l'ultimo intervento Giovanna Pescucci della Dior. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Giovanna, delegata della Dior, Manufacture Dior di Scandicci Firenze, un'azienda di circa 200 dipendenti in espansione del settore del lusso e della moda, un'azienda che ha investito in Italia nonostante l'articolo 18. Essendo tirata in causa sull'articolo 18, vorrei fare una riflessione. Il governo ci dice che le aziende estere non arrivano in Italia proprio per questo motivo. La mia azienda, che italiana non è arrivata nella provincia di Firenze come tante altre firme, assumendo ad oggi circa 200 persone perché trova nella nostra zona manodopera specializzata. Quindi qua prende il know-how, ma le tasse le paga all'estero. Allora chiedo al governo, ma le aziende vengono in Italia per via dell'articolo 18 o forse perché c'è un costo del lavoro alto e infrastrutture non adeguate? C'è bisogno di investimenti, non di meno diritti. Non ho visto né sentito parlare di investimenti, ma solo di riduzione dei diritti. Bisogna iniziare una politica industriale seria, bisogna investire sul pubblico e sul privato, sulla formazione professionale. Il 10 novembre di quest'anno è stato eguagliato il numero di morti sul lavoro dell'intero 2013 con oltre un mese e mezzo di anticipo. La fonte è dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti sul lavoro. Nella legge delega ci sono anche ripercussioni negative in materia di tutela salute e sicurezza sul lavoro. Questo perché il Job Act contiene una parte che modificherà il testo unico sulla sicurezza per semplificarlo. Tradotto, visto il clima, ho paura che semplificare significhi ancora una volta ridurre, togliere, svincolare le aziende dagli attuali obblighi. E cosa succederà al manifatturiero con la riforma degli ammortizzatori sociali? Cosa succederà a tutte quelle aziende artigiane con gli scarsi finanziamenti della cassa in deroga? Chiuderanno, ridurranno il personale, disperderanno manodopera specializzata, creando non solo un ulteriore dramma sociale, ma un impoverimento del paese tutto per la perdita di quelle conoscenze che sotto il profilo di questo paese, che è tra l'altro il motivo per cui la mia azienda ha investito in Italia.
Per questo le iniziative della CGIL, come quella di oggi e del 25 ottobre, sono importanti, fondamentali, perché si crea la reale consapevolezza del nostro Paese dei danni che questa riforma sta provocando. È ancora l'unico modo per far sentire la voce del Paese reale, quella dei lavoratori, visto che il Governo rifiuta ogni confronto. Ci vediamo il 12 in piazza insieme, uniti per il lavoro. La parola alla segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso.